Sono il primo che ha aperto questa mattina, perché questa mattina dovevamo fare l'inventario, perché eravamo anche chiusi per l'inventario. Sono entrato, ma... Ritorno al lavoro provvidenziale questa mattina a Salva Rosa di Castelfranco per l'intera struttura dell'ex concessionaria Martinello di via Staizza. L'allarme immediato ha scongiurato ben più pesanti conseguenze del rogo. Purtroppo dopo sono dovuto uscire subito perché c'era del fumo. In giro di 5 secondi sono uscito perché non respiravo più e ho dovuto uscire. Immediata la colonna di fumo nero che si è innalzata sopra l'area industriale per poi spostarsi verso il centro di Castelfranco. Subito si è pensato all'incendio del deposito gomme che in realtà ha retto alle fiamme. Da noi è tutto chiuso, noi siamo in regola, cioè è tutto chiuso, ci sono dei pannelli. Infatti eravamo più preoccupati che i pannelli antincendio tenesse, infatti hanno tenuto. Fiamme che invece hanno devastato l'autorimessa sottostante, una decina di veicoli, alcuni anche storici, andati completamente distrutti. Sconvolto il proprietario che per tutta la mattinata ha cercato di salvare il salvabile. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con rinforzi anche da Montebelluna e Treviso. Inizialmente si è temuto anche per la qualità dell'aria, allarme fortunatamente rientrato nel giro di un'ora. Il fumo non dovrebbe causare inquinamento, crea un po' di disagio in questo momento e fortunatamente i pneumatici non sono stati intaccati dall'incendio, quindi è andata anche abbastanza bene. Quindi nessuna ordinanza, diciamo così, di sicurezza sanitaria? Guardate, pensavamo di mandar fuori un'ordinanza indicando di tenere le finestre chiuse, ma sostanzialmente, vista la temperatura, si pensa che non vi siano case che vengono arieggiate in questo momento e non vogliamo creare allarmismi.